Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci sediamo. Buonasera, buongiorno bambini. Buongiorno. Io sono Mork e vengo da un altro pianeta. Mi hanno detto che voi parlate con l'angelo custode, vero? È vero? È vero? Non vi sento. Sì. E dove è questo angelo custode? Io non l'ho mai visto. Dove sta? In cielo. In cielo, è vero che sta in cielo questo angelo custode? E come gli parlate? Che cosa gli dite all'angelo custode? Cosa gli dite? Cosa gli dite? Cosa gli dite? Come fate a parlare con lui? Come fate a parlare con lui? Gli chiediamo di proteggerci. Di proteggerci? Ma con che parole glielo dite? Con le preghiere. Una preghiera? Quella che sta scritta sulla maglietta? Vieni un pochettino su. Vieni, vieni. Allora, cosa c'è scritto? Tu sai leggere? Dai, vieni. No, tu sai leggere? Vieni. Ciù. Cosa c'è scritto su questa maglietta? Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggimi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Che cos'è questa? La proviamo a dirla tutte insieme, voi la conoscete? Allora, pronti? Sei il mio custode,
illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà. Ma che cosa vuole dire? Aspetta, stai qua. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina. Cosa vuol dire illumina? Vuol dire che c'ha una pila? Cosa vuol dire illumina? Aspetta, fammi passare. Cosa vuol dire illumina? Custodiscici. E custodire cosa vuol dire custodire? Non lo so. Starmi vicino. L'angelo che ti sta vicino. Poi illumina, custodiscimi. Lucida il mondo. Che lucida il mondo, l'angelo custode lucida il mondo e ce n'è bisogno. Allora, custodisci, illumina, governa. Qualcuno sa cosa vuol dire governa? Illumina. Illumina vuol dire fai luce. Fai luce, governa. Qualcuno sa cosa vuol dire governa? L'angelo che governa. Portami sulla strada del bene. Portami sulla strada del bene. Allora illumina, custodisci, reggi. Qualcuno sa cosa vuol dire reggi? Vuol dire che ti deve stare vicini. Ti deve stare vicino, ma soprattutto reggere cosa vuol dire? Tenere? Tienici, se no caschiamo. Che reggi, se no caschiamo, perfetti. Reggi, governa, l'abbiamo messo. Ma che ti fui affidato dalla pietà celeste. Sapete che cos'è la pietà celeste? È l'amore di Dio che ci ha affidato questo angelo custode. Illumina, l'angelo custode c'ha la pila? No. Ma che cosa, come fa allora a illuminare? Prendiamo il cartellone. Danilo, prendi il cartellone. Permesso, fammi ripassare. Allora, una scuola illuminare, come fa l'angelo di Dio a illuminarci? Attenzione, lascia passare. Illuminami. Allora, la scuola dell'infanzia Giovanni Paolo II ha fatto questo bellissimo cartellone dove dice angelo di Dio illuminami. Come fa l'angelo di Dio a illuminare il nostro cammino? Chi è questo sole? Perché l'angelo non è un sole. Che cos'è questo sole? State seduti. Chi è questo sole? Dio. Dio è il sole. Allora attenzione. Attenzione. Posa pure giù. Attenzione. E luce fu. Ta-da! Oh. Allora, vedete queste due luci che si sono accese improvvisamente? Queste due luci, effetti speciali della Basilica della Porziuncola, queste due luci sono il sole di Dio. Allora, che cos'è questo? Allora, se io metto così, cosa succede? Vi illumino? Vedete i riflessi? Vi becco in faccia? Vedete che vi illuminate? Allora, chi è l'angelo di Dio? L'angelo di Dio è colui che riflette la luce che è Dio per illuminare il nostro cammino. Allora, oggi vogliamo chiedere che l'angelo di Dio illumini ognuno di noi, che sia da specchio al sole di Dio. E per noi grandi, genitori, animatori, frati, suore, possiamo essere anche noi specchio per i nostri figli? Possiamo anche noi trasmettere, riflettere la luce che Dio vuole mandare nel nostro mondo? Allora oggi chiediamo anche per noi il dono della sapienza, perché possiamo mostrare sempre la luce di Dio ai nostri figli, a questi piccoli nel mondo, perché possiamo guidarli sulla strada della vita. Amen.